Il comitato Sì Aeroporto ha organizzato un flash mob e una conferenza stampa a Firenze alla vigilia della conferenza dei servizi che può sbloccare definitivamente la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto di Firenze. Siamo qua a cercare di farci ascoltare perché evidentemente questa infrastruttura è sottovalutata al pensiero dei grillini stessi, perché se continuano a pensare che Pisa da sola funzioni e non hanno idea neanche di quello che è stato letto nei numeri l'altra volta. Solo il sistema funziona e solo rafforzando i due poli insieme si può far crescere questa Toscana, altrimenti non c'è possibilità, muoiono tutte e due. Con quest'opera l'ambiente migliora e non peggiora, il resto sono tutti alibi e strumentalizzazioni. Noi siamo qui come Partito Democratico della Toscana perché qui si sta parlando di sviluppo, di posti di lavoro, di insomma, rilancio della competitività di una regione che non può non passare dallo sviluppo di Peretola. I due scali non sono in competizione, come molti vogliono farci credere, molti contrari all'ampliamento di Peretola, ma sono complementari, fanno parte di un polo integrato del sistema aeroportuale. Il nostro competitor è Bologna se andiamo avanti di questo passo, per cui mi auguro che con domani insomma, si dia il via definitivo e si parta con lo sviluppo e con l'ampliamento. Chi critica questa pista è perché è contrario alle opere infrastrutturali e insomma questo governo ce lo sta dicendo tutti i giorni con l'aeroporto, con la TAV, con tutto quello che riguarda appunto le infrastrutture del paese. Noi invece siamo qui per dire sì e per dire che bisogna andare avanti, certo, prendendo in considerazione tutte le questioni di sicurezza ambientali, ma che bisogna andare avanti.